Stasera voglio parlarvi di un qualcosa di molto particolare. Desidero che le parole di stasera possano essere come un'operazione a cuore aperto per ognuno di voi. Prego che quello che dirò stasera possa sezionare il vostro cuore e Dio possa veramente intervenire in maniera chirurgica in ognuno di voi. Siamo in una società dove tutto è apparenza, tutto quanto, perché la prima impressione è quella che conta, quindi dobbiamo vestirci in un certo modo, dobbiamo atteggiarci in un certo modo, ci dobbiamo muovere in un certo modo, perché è la prima impressione quella che conta, ma è la seconda che determinerà la tua credibilità. Sapete che cosa sta producendo e cosa ha prodotto fino ad ora? È ancora di più questa nuova, la nuova cultura dei social media, dei social network, sta incentivando le persone a vivere una doppia vita. Tanta gente, tanti credenti, tanti nelle chiese vivono una doppia vita. È tutto un gioco di apparenze. È tutto un alzare la mano, saltare, gridare il nome di Dio, è tutto un gioco di apparenza e si condivide tutto quanto su Facebook e a me va bene, però l'intimità con Dio ne sta risentendo, tutto questo condividere no, sta facendo in modo che tanti non hanno neanche filtri su quello che devono condividere, si sta perdendo la vera intimità. E voglio dirti una cosa stasera: Dio non guarderà il nostro Facebook o Instagram per controllare il nostro stato spirituale. Quindi tu puoi mettere tantissimi versi della Bibbia, ma per controllare il tuo stato spirituale Dio userà un'altra cosa. Non andrà a vedere il tuo Facebook, ok? Anzi, secondo me Dio non va neanche a vedere i nostri social network, perché altrimenti si spaventa di alcune cose. E mentre riflettevo, immaginavo il mondo angelico e Dio con delle super casse, con una super amplificazione che è molto più grande di questa nel cielo, che ascoltava a bomba, a manetta, la nostra lode, la nostra adorazione, noi che chiedimi tutto, io ti darò, noi gridavamo e lì gli angeli dicevano guarda, guarda come cantano, guarda come gridano, guarda come stanno adorando. E poi Dio mi ha fatto venire in mente un altro tipo di strumento, questo. Perché ho detto, Dio, no, ma cosa c'entra questo? Secondo me gli angeli sono con le cuffiette che sentono la nostra lode, la nostra adorazione. Cioè, quando suona il pastore Giulim, gli angeli fanno anche loro le mosse, guarda, incredibili, sono meravigliosi quelle persone. Sto generalizzando, parlando di tutti quelli che adorano Dio e gridano a Lui. E Dio mi ha fatto vedere questo. Sapete cos'è questo? È uno stetoscopio. E Dio mi ha detto, è con questo che io vi ascolto pregare. E usando questo, io lo metto al vostro cuore, mentre chiedimi, e fermati, e lo appoggio al vostro cuore, ed inizio a sentire in che modo state pregando. A volte si prega a Dio senza credere che Lui sia qui. Ma perché dobbiamo perdere tempo? Io mi chiedo veramente se a volte si sta alla presenza di Dio senza credere che Lui sia qui veramente. A volte dobbiamo dire, fai in modo, comportati come se Lui fosse qui. Ah, ok, come ok? Lui è qui. Mentre adoravamo, mentre cantavamo, mentre tu dicevi, chiedimi tutto, Lui ti sentiva. Ah, chiedimi, e registrava. Avana, ricanta, scusa che l'ho perso. Chiedimi tutto, ok. Che? Meti ha cantato. Ah, chiedimi tutto. Tutto questo verrà usato contro di voi, ve lo faccio vedere io. È tutto registrato, tutto quanto è stato registrato. E voglio leggere con voi alcuni versi di Isaia 29, capitolo 29, versetto 13. Isaia 29, versetto 13, evidenziate questi versi che leggeremo. Ho già chiesto a Dio che
potesse scendere il suo fuoco, fatto male. È proprio caldo. Dice in questo modo, ci siete? Che bello, sento rumore di pagine. Qualcuno ha la Bibbia cartacea. Vi stimo. Chi ha la Bibbia cartacea? Fatevi un applauso perché qui è roba d'altri tempi. Bravi, bravi. Anch'io la Bibbia cartacea, ma è troppo grande, la lascio lì, c'è la MacArthur. Isaia 29, capitolo 13, il Signore ha detto: poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me, e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini, in mezzo a questo popolo io continuerò a fare delle meraviglie, meraviglie su meraviglie, e la saggezza dei suoi saggi perirà e l'intelligenza dei suoi intelligenti sparirà. Questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me. Qual è la condizione del tuo cuore stasera? Ti voglio fare una domanda molto seria. Al di là dell'apparenza, lasciamo stare le apparenze. Stasera non c'entra nulla la tua apparenza. Qual è la condizione del tuo cuore? Quali sono i tuoi peccati nascosti? Gli scheletri nell'armadio. E questo è quello che sta dicendo Dio. Ok, va bene, vuoi fare qualsiasi cosa per me, però aspetta. Amo quando tu mi adori in quel modo, amo quando gridi, ma nel tuo cuore che cosa c'è? Come mai sta battendo sempre più forte? Ti stanno venendo le palpitazioni? In Matteo 6 viene usata spesso l'espressione il padre tuo che è o che vede nel segreto. E quando leggevo questa frase mi veniva un po' l'ansia, no? Tipo, il padre tuo che è nel segreto, nel senso ovunque vai c'è, è nascosto. Magari stai per fare qualcosa, tu stai a dieta e stai per mangiare, non c'è nessuno, stai per mangiare un cioccolatino e ti viene in mente il padre tuo che nel segreto ti vede. No, no. Oppure stai digiunando, hai preso un impegno serio. No, io non mangerò, no, io resisterò, io mangerò soltanto a pranzo e a cena no. Ma arrivi a cena che non ce la fai, stai svenendo. Allora controlli che in casa non ci sia nessuno. Controlli che il tuo... perfetto, hai fatto il one nel pomeriggio. Quindi il tuo mentore non ti chiamerà e non ti potrà chiedere cosa stai facendo. Ma chi c'è? C'è il padre tuo che vede nel segreto. Dio vede ogni cosa che noi facciamo. Qualsiasi cosa. Sì, so quello che stai pensando. Qualsiasi. Sì. Brutti odori, ma qualsiasi cosa lui la vede. E Dio sta cercando delle persone che provochino il risveglio. Quante volte stiamo parlando in questo tempo? Dio sta cercando persone che provocano il risveglio, ci dobbiamo preparare alla grandezza, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro. Ma mi ricordo una frase che ha detto il pastore Romina nella sua predica: Dio non sta cercando nelle chiese, ma Dio sta cercando nelle camerette private dei provocatori. Quando Dio viene nella tua cameretta, che cosa stai facendo? Da quanto tempo non dedichi un ottimo tempo di qualità a pregare Dio e ad adorarlo nella tua stanzetta? Da quanto tempo non ti fermi seriamente con Dio e dici: Dio, questo tempo è per te. Ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta rivolgi la tua preghiera al Padre tuo che è nel segreto, quando non ti vede nessuno.
quando non ti vede nessuno. Tu conosci la tua vita, tu sai tutto quello che fai, nessuno può giudicarti. Io amo, perché quando sono venuto qua nessuno mi ha mai giudicato, ma sapevo che Dio conosceva tutto della mia vita. Dio, nel tuo nome abbiamo scacciato demoni, Dio, nel tuo nome abbiamo fatto miracoli, Dio, nel tuo nome abbiamo fatto questo, Dio, nel tuo nome abbiamo ballato, abbiamo cantato, abbiamo predicato. Fai un colpo di tosse? No, Dio, ma io guarda che nel tuo nome ho guarito un sacco, continua a tossire. Dio, guarda, io ho fatto questo. Cos'è che hai detto? Come tu dici, stai dicendo che mi ami? Ma qua in realtà dice che ami te stesso. Che strano, le cose non tornano. Aspetta, Dio, stai dicendo che sei infuocato per me, però aspetta, tossisci. Ma il tuo zelo è motivato soltanto dalla tua carnalità, dal tuo voler essere o fare qualcosa per Dio, dal tuo voler realizzare qualcosa con Dio. Sei sicuro di essere realmente infuocato, sinceramente infuocato per me? Sapete cosa sta cercando il mondo, anche non soltanto Dio? Delle persone, delle coppie, dei ragazzi, delle ragazze, degli adolescenti integri. Io sono quello che sono, non importa dove e con chi. Non è io sono quello che sono perché faccio quello che voglio, ma significa che io vivo una vita soltanto. È quella che faccio vedere qui, è quello che farò vedere fuori, è quello che farò vedere nella mia cameretta. Il nemico dell'integrità è la giustificazione che usa come protezione l'apparenza. Se vuoi essere una persona poco integra, giustificati sempre e inizia a vivere una doppia vita in modo tale che nessuno ti vedrà e nessuno sa in realtà quale dei due sei. Dio sta cercando e sta chiamando delle persone che sono veramente disposte a tutto per Lui. Tutti gli esseri umani ci tengono all'integrità. Sapete in che modo? Vogliono che tutti quanti, che tutti gli altri ce l'abbiano. Ma Dio sta chiamando a noi ad essere integri. E credo che Dio voglia usare ognuno di noi per dimostrare fuori che è possibile vivere in un certo modo. Alcuni pensano che lo spettacolo debba andare avanti. E nel frattempo Freddie Mercury applaude. Anche quando stanno morendo dentro, anche quando si stanno distruggendo dentro, anche quando la colpa e la vergogna di una vita interiore non rispecchia quello che stanno facendo vedere fuori. Io non conosco la tua vita. Forse sei qui per la prima volta, e se sei qui per la prima volta vuol dire che Dio voleva dirti questo stasera. Mentre pregavo dicevo: Dio, voglio fare una predica, è come se fosse quasi l'ultima volta. Desidero che le persone che vengano qui possano uscire con qualcosa nel cuore. Voglio poter dire la tua verità e Dio scaverà dentro il tuo cuore per dirti: c'è qualcosa di meglio che puoi vivere. Perché stai vivendo questo tipo di vita? Perché ti stai nascondendo in una doppia vita? Perché quello che stai facendo vedere fuori non è in realtà quello che c'è dentro? Non è questo quello che ti sto chiedendo. Sapete perché si vive di apparenza? Perché viviamo mediante preferenza piuttosto che attraverso le nostre convinzioni. Oggi preferisco vivere in questo modo, domani magari preferisco vivere in un altro modo, dopodomani preferisco vivere in un altro modo, magari oggi sto in una chiesa, magari domani sto in un'altra chiesa ancora, magari domani frequento quelle altre persone ancora. Dio ti sta dicendo stasera che tu hai bisogno di mettere radici e radici profonde nella sua parola perché tu possa crescere. Non lo so perché è indirizzata questa parola, ma io sono sicuro che stasera Dio sta parlando al tuo cuore in una maniera molto precisa e molto molto mirata. Mi ricordo la storia, dov'è Gabri? La storia di Gesù e Pietro. Gesù invitò Pietro a colazione.
Gesù ha invitato Pietro a colazione. Prego, si accomodi. E ha iniziato a chiedere a Pietro: Pietro, mi ami più di questi? Gesù, io ti amo, lo sai, io suono nella lode, io ti do tutto, lo sai, io ti amo, Gesù. Ripeti. Ti amo, Gesù, io ti amo, lo sai, suono, non mi vedi che ogni sabato sono qua. Ok, riproviamo. Pietro, ma tu mi ami veramente? Gesù, io, come te lo dico, io ti amo, io lavo i bagni dopo ogni gospel, io ti amo. Scusami ancora, fammi vedere, forse non ho... ti amo. Mi ami veramente? Non ho capito cosa hai detto. Io ti amo, Gesù, tu lo sai, mi conosci, no? Gesù, sono io, mi conosci. Conosci il mio cuore, no? Sì, conosco il tuo cuore. Grazie, prego. Fate un applauso a Gabri. E quando immagino questa scena, sembra che Dio sta cercando di togliere tutte le maschere da Pietro. Sta dicendo: Pietro, mi ami? Sì, sì, ti amo. Pietro, ma tu sai chi sono io? Lo sai, hai avuto tu la rivelazione che sono il Cristo. Pietro, mi ami tu? Sì, ti amo Dio. Ma Pietro, guardiamoci negli occhi, ok? Guardiamoci negli occhi, siamo tutti e due italiani, ok? Guarda, siamo passionali, non voglio arrivare, non voglio essere aggressivo. Ti ho detto, mi ami? Sì, sì, Gesù. Tu conosci il mio cuore. E tutte le maschere di Pietro stavano cadendo fino al momento in cui Gesù entra dentro al suo cuore e sembra che Gesù riesca a scardinare ogni apparente certezza del cuore di Pietro. Amo quel verso nel Salmo 139 che dice: esamina mio Dio e conosci il mio cuore, conoscilo Dio, perché ti sto servendo, perché sto facendo questo, perché sto facendo quello, esaminami, vedi se c'è dentro di me qualche via iniqua. Perché io desidero realmente te e voglio te. Gesù sapeva che un giorno ogni cosa sarebbe stata rivelata. Cioè l'ipocrisia non poteva reggere un giorno, non c'è motivo di fare la commedia, perché un giorno tutto quanto sarà rivelato. E questo era quello che Gesù insegnava. Diceva in Luca 12, dal verso i primi tre versi, per chi sta prendendo appunti per la cellula, dice: nel frattempo la gente si era riunita a migliaia, così da calpestarsi gli uni e gli altri. Immaginate quanta gente c'era lì, tutte quelle persone erano lì accalcati. E io immagino tutta questa folla davanti a Gesù. E io davanti a una folla del genere dico: caspita, che cosa devo dire a questa folla? Ho bisogno di una parola. Quella è pam, che quando escono dicono: incredibile, questo è un predicatore pauroso. E Gesù dice: non c'è niente di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce. E quello che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti. Probabilmente possiamo ingannare la persona che è vicino a noi, probabilmente possiamo ingannare il nostro mentore, probabilmente possiamo ingannare il nostro pastore, ma ti assicuro che le registrazioni di Dio non mentono. Amen? Amen! Che entusiasmo meraviglioso, sapendo che Dio sta vedendo tutto quello che noi facciamo. Tutto. E secondo me qualcuno sta dicendo: mannaggia, mi devo nascondere bene quando faccio quella roba lì. Whitfield, un grande evangelista britannico, veniva spesso accusato falsamente ed era sottoposto a tante calunnie. Il clero parlava a suo favore, anche gli artisti dipingevano delle opere per diffamarlo e per attaccarlo.
E i suoi nemici lo spingevano sempre a difendersi, dicendo: dai, ma George, però difenditi da queste persone, cerca di dire qualcosa, cerca di dire che tu non sei in questo modo. E lui disse, così, guardate, sono disposto ad aspettare fino al giorno del giudizio per la dimostrazione della mia innocenza. Quando morirò non desidero nessun epitaffio, solo queste parole: qui giace George Whitefield, il grande giorno rivelerà che genere di uomo è stato. Wow! Quel giorno che cosa rivelerà della nostra vita? Parlo di oggi noi credenti. Quel giorno che cosa verrà detto di noi? Ora magari la gente parlerà molto bene di te, ma quel giorno che cosa si dirà di me? Che cosa si dirà di te in quel giorno, quando tutto quanto sarà svelato? Mi piace quello che c'è scritto in Apocalisse 3, quando c'è scritto: all'angelo della chiesa di Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Tu hai fama di vivere. Sapete cosa significa tu hai fama di vivere? Che ti piace. Questo significa. Significa che c'è fama, che la gente sa che hai questa fama, non che sei morto, sa che magari sei anche attivo, sei una persona che fa, che disfa, che serve, tu hai fama e ti piace questo avere fama, ma Dio ti sta dicendo: non è più il tempo di vivere nelle apparenze, non è più il tempo di vivere nascosto nei tuoi peccati, quelli piccoli, quelli nascosti. Oggi è il tempo di verità. Oggi è il tempo non soltanto di carezze o di solletico, ma oggi è il tempo di verità, perché là fuori c'è veramente qualcosa di... è un disastro, e non deve essere un disastro anche qui, nella Chiesa di Cristo. Qui dobbiamo dimostrare quell'integrità che fuori non esiste. Non possiamo vivere di facciata e di apparenza. Fai attenzione, perché il diavolo ti sta ingannando. Ho conosciuto persone che hanno vissuto di apparenza per anni, e nessuno sapeva nulla e nessuno immaginava nulla. Vi assicuro che nessuno immaginava nulla, ma la Bibbia dice che tutto sarà svelato, qualsiasi cosa. Oggi pregavo e chiedevo a Dio: Dio, metti uno spirito di ravvedimento nei nostri cuori. Fa che possiamo piegarci alla tua presenza, veramente. Che non possiamo soltanto essere degli spettatori, ma che possiamo davvero piegarci e dire: Dio, io oggi mi ravvedo. E ho immaginato Giovanni Battista che faceva confessare la gente al momento del battesimo. Immaginate, la gente è lì al momento del battesimo, e c'erano tutti quanti attorno, e la gente doveva confessare prima di essere immersa. E immagino il suo interrogatorio. Battezza uno: di cosa ti penti? Beh, Giovanni, qui, davanti a tutti, se vuoi te lo scrivo. Di cosa ti penti? Vabbè. Diciamo che non sono uno proprio fedele. Non ho capito, Giovanni, di cosa ti penti? Ho problemi con la pornografia. Non ti hanno sentito. Puoi ripeterlo? Ho problemi con la pornografia. Quali siti frequenti? Giovanni, però, cioè, no, non puoi andare così. Ok, ti stai pentendo di essere stato fino ad ora schiavo della pornografia? Sì, mi sto pentendo. E lì l'immergeva. Poi va qualcun altro: di cosa ti penti? Ho parlato male fino ad ora di tutti. Cioè di tutti? Quindi ti penti?
Sì, ma ti prego, lasciami sott'acqua a questo punto. Non mi tirare su. E immaginate tutte queste persone che iniziavano a confessare il proprio peccato. Quali sono i nostri peccati nascosti? Quelli segreti. Quali sono? Non sto parlando dei grandi peccati. Probabilmente nessuno di noi ha questo tipo di dipendenze, tanti sono stati liberati. Io ti sto parlando di quelle piccole cose che stanno impedendo alla tua vita di decollare. E sei lì fermo. Ho letto una volta la storia di un uomo che ha comprato un Rottweiler e ha iniziato a nutrirlo molto bene, ha iniziato a cibare questo cane, gli dava tutte quelle robe di qualità, questo cane cresceva, cercava di allenarlo, era muscoloso, era come dire, aveva un aspetto molto aggressivo, naturalmente questo cane non era un pappagallo. E un giorno il cane sbranò la figlia di 4 anni davanti alla famiglia. Sembrava indemoniato questo cane, ha iniziato a prendere la figlia e nessuno poteva fermarlo. Questo cane era cresciuto così forte, aveva delle mascelle incredibili, era veramente aggressivo e la sua natura era quella di uccidere, non era quella di cinguettare. E il peccato è così, cerca di mangiare la gente, allo stesso modo. Molti parlano al peccato con calma, come se fosse un cagnolino che scodinzola. E dai, lasciami. E dai. Sto andando in cielo. E dai, vai via. Ti ho detto di no. Via. Sciò. Dai, va bene. Vado in cellula e poi ci vediamo. Sei ancora qui. Ma non ti stanchi mai. Dai, andiamo. Ehi, però aspetta un attimo, aspetta almeno un paio d'ore perché ora ho finito di pregare. E trattiamo il peccato così, con delicatezza, anziché poi un giorno che cosa fa? Apre la porta e ti sbrana, e ti uccide, e muori, è quella parte della tua vita. È stata rovinata dal peccato. Sapete che cosa urlava quell'uomo? Ho alimentato io quello che ha ucciso mia figlia. Io l'ho alimentato. Nessun altro. Sono stato io che ho dato da mangiare all'omicida, quello che ha ucciso mia figlia. Sapete che cos'è che a volte alimentiamo? Un pensiero sbagliato, inoffensivo, verso qualche persona, sposata o fidanzata, o anche no. Piccoli vizi, abitudini sbagliate, indisciplina con la lettura, con la preghiera, con il digiuno. Tutte quelle cose che si alimentate ci portano lontano da Dio. La tendenza a lamentarci. Alcuni alimentano la propria tendenza a lamentarsi. È tutto nero, è sempre un lamento. Odio, depressione, ipocrisia, egoismo, bugie, religiosità, apparenza di pietà. A volte alimentiamo tutte queste piccole cose nella nostra vita e non puoi trattare bene quello che ti ucciderà. Non puoi trattarlo bene. È finito il tempo di giocare con il peccato. Non puoi più giocare con il peccato. Devi dire: io sto qui e io sto lì. Sono dentro o sono fuori. Non puoi più giocare perché lui da dentro ti distruggerà. Lui ti prenderà da dentro e quando meno te l'aspetti ti metterà KO. E Dio ti sta avvisando oggi, ti sta dicendo: fai attenzione perché probabilmente non ci sono cose grandi nella tua vita e probabilmente stai vivendo una vita tranquilla, una vita serena, anche una buona vita con Dio. Ma quali sono quelle piccole cose, quelle piccole volpi che rovinano le vigne, piccole cose che stanno rovinando la tua vita? Essere disposti a lasciare tutto per Dio è una cosa veramente importante ed è una cosa reale. Secondo me molti lo cantano perché dicono: vabbè, dai, che cosa potrò lasciare? Non ho niente.
Dio ti chiederà di lasciare la tua vita. Dio ti chiederà di lasciare le tue ambizioni. Dio ti chiederà di lasciare tantissime altre cose per avere qualcosa di meglio con Lui. E la soluzione a tutto questo è ravvedersi. È il ravvedimento. In Apocalisse diceva: ok, tu non sei né caldo né freddo, tu sei molto tiepido, ravvediti. Ora ti sto dicendo queste cose, ravvediti. Il ravvedimento mette in azione la grazia di Dio. Il ravvedimento è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa di sensazionale, perché nel momento in cui tu ti ravvedi, ci sono i cieli che fanno scendere la grazia di Dio sulla tua vita e ti elargiscono tutte quelle promesse che Lui ha fatto nella sua parola. È la grazia di Dio nella tua vita in azione, il ravvedimento. Ma dipende da te, non dipende soltanto da noi. E non è a buon mercato. Il ravvedimento è costato il sangue di Gesù. Lui è morto lì sulla croce. Lui è morto lì sulla croce per te. Ma noi lo consideriamo quando sbagliamo. Quando succede qualcosa nella nostra vita, a volte non ci rendiamo conto del peso del nostro peccato, anche piccolo. Se soltanto ci rendessimo conto di una goccia di dolore che è stato provato per il nostro peccato, per il mio peccato, non giocheremmo così tanto con Dio. Sapete cos'è il ravvedimento? È rinascita, è salvezza. Il ravvedimento è una nuova vita. Se continuiamo a vivere come prima, ci sarà da mettere in dubbio la salvezza e il nostro ravvedimento. Non puoi dire: no, io accetto il ravvedimento, mi sono ravveduto e poi vivi come prima. No, il ravvedimento è: prima vivevo così, ora vivo in questo modo. E Dio ci sta chiamando a ravvederci. Delle piccole cose magari. Magari non lo so dove stanno guardando i tuoi occhi. Non lo so dove la tua attenzione è rivolta in questo momento. Non lo so se lasceresti un ragazzo che ti sta facendo sbagliare per Dio. Forse lasceresti tutto, ma non un ragazzo. Non lo so se lasceresti quelle piccole dipendenze che ci sono nella tua vita, oppure quel dire bugie, o quell'aumentare le cose e pomparle per far sembrare una telenovela ogni cosa che ti succede. Forse non abbiamo capito la differenza tra ravvedimento e rimorso. C'è molta differenza. Il ravvedimento è un dono di Dio. Dio ti dona il ravvedimento e questo produce un cambiamento duraturo nella tua vita. Poi c'è il rimorso, ed è un sentimento umano che non va oltre il senso di colpa e il rammarico. E quando la gente si sente in colpa, a volte le persone non superano il rimorso e non arrivano al ravvedimento, perché si fermano al rimorso, al senso di colpa. Il rimorso è: non lo fare mai più, ma è solo un'emozione temporanea del momento. E quando sbagli e dici: non lo devo fare più, non lo devo fare più, magari vengo avanti all'appello e dico: non lo farò più. Però poi quando esci lo rifai. Ecco, non è ravvedimento. Quello è rimorso. Il ravvedimento consiste nello scegliere deliberatamente di diventare l'opposto di ciò che fino ad ora sei stato. Ravvedersi significa: io fino ad ora sono stato in questo modo, io fino ad ora sono stato egoista, nel momento in cui uscirò non sarò più egoista. Come? Offri la cena a qualcuno. Decidi. Cerca di fare delle azioni molto pratiche nella tua vita. Non aspettare che certe cose cascano dal cielo. O se aspetti che cascano dal cielo, almeno cerca di capire da dove cascano e mettici la testa sotto. Così almeno ti colpiscono. Molti si fermano durante il ravvedimento, o nel momento in cui sta succedendo qualcosa, perché avvertono qualche dolore. Sapete cosa? Il ravvedimento è qualcosa che produce
anche dolore dentro di noi. Un cocainomane veramente ravveduto lascerà la sua abitudine per sempre, nonostante la sua mente dirà al suo corpo: ehi, ho bisogno di quella sostanza. Il suo corpo avrà dolore e starà in crisi d'astinenza. Nonostante griderà il suo corpo, nel momento in cui quella persona è veramente ravveduta, dirà: no, io non scenderò più a compromessi. Non è io non lo farò più, è io non sarò più in quel modo. Non è non lo farò più. C'è tanta gente che sta trattando come un barboncino abitudini sessuali totalmente sbagliate. Non possiamo permettercelo qui. Non possiamo permettercelo, ne va della tua vita. Non è essere bigotti e essere intelligenti. No, essere bigotti. Cos'è l'intelligenza? Baciare il primo sconosciuto che trovi in mezzo alla strada? Oppure fare sesso con il primo, con il secondo, con il terzo e poi vinci la tombola? Questo è essere intelligenti. E non avere rispetto per se stesse. Non è questa l'intelligenza. Sapete cos'è il ravvedimento? È una ragazza che non vive in santità, ma quando è veramente ravveduta spezzerà quella relazione se quel ragazzo la sta portando lontano da lui, anche se c'è un legame affettivo. A volte c'è tanta gente che continua a sbagliare perché il ragazzo, che magari non conosce Dio, o la ragazza, non lo so, ha un modo di vivere totalmente diverso. Quello che Dio ti sta offrendo oggi è qualcosa di straordinario. Si chiama vita eterna. Non pensare che tutto quello che stiamo facendo è per oggi. Questo è l'errore più grande che tu possa fare. Se tu pensi che lo sforzo che stiamo facendo sia solo per arrivare a 80 anni santi, allora, cioè, non lo so, mi chiameranno, non lo so come mi chiameranno. Ma quello che stiamo facendo è per l'eternità. Se soltanto potessimo comprendere quanto è breve la nostra vita. E Dio sta dicendo: tifo per noi. E c'è una schiera di testimoni che sta dicendo: forza, forza, fatecela, fatecela. No, voi non state comprendendo quanto è breve la vostra vita. Io vi sto chiedendo: dona tutto per me, in modo tale che io possa usarlo in questa goccia, in modo tale che tu possa vivere l'eternità come io ho deciso nella mia parola. Il vero ravvedimento è spietato contro il peccato e contro la carne. Devi essere spietato. Sai che vuol dire spietato? Non devi guardarlo in faccia. Non devi pensare al fatto che, oh, ma magari lo ferirò. Lo ferirò. Lo devi uccidere. Non lo devi ferire. Basta fare sempre gli stessi errori. Basta ricadere sempre nelle solite cose. Basta dire: non si parla male, non ci si lamenta. C'è gente che magari va fuori e dice solo parolacce. Ogni tanto c'è il linguaggio chiesa e il linguaggio scuola. Scuola. Bip, 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 bip. Questa non è integrità. Un po' di amor proprio. O freddo o caliente. Non è un problema. Ma scegli. Scegli. Dio non potrà rimuovere il tuo peccato mentre tu continuerai a nutrirlo. Ravvedersi significa abbandonarlo totalmente. È una follia senza speranza desiderare che Dio perdoni ciò che intendi commettere. Dio perdona quello che voglio fare dopo che uscirò da qui. Non funziona così. Devi abbandonare il peccato. Abbandonalo. Ah, ma non ce la faccio. Perché non l'hai abbandonato? Perché ti piace? Devi scegliere qualcosa di meglio. Il ravvedimento senza cambiamento è come pescare con una rete bucata. Non prenderai nulla nella tua vita e ti ritroverai con nulla in mano. Dio ci sta chiedendo cambiamento
è reale cambiamento. Dio ci sta chiedendo di essere persone realmente integre che bruciano. Le nostre cellule durante la settimana devono bruciare. Devono bruciare. La gente, quando il capocello dice chi vuole pregare, tutti dovrebbero voler pregare. E no. È cambiata la tua vita? In cosa è cambiata? Perché hai soltanto il weekend occupato, il mercoledì sera? Se è cambiato solo questo, allora c'è qualcosa che non va. Ah, ma quindi Dio mi sta chiedendo di più? No, no, Dio ti sta chiedendo tutto. È diverso. Non voglio farti false promesse, non voglio dirti no, sì, Dio ti sta chiedendo giusto un pochettino di più. Dio ti sta chiedendo tutto. Chiudi i tuoi occhi con me. È vero, facciamo tante cose che non sono sbagliate, ma questo non significa che facciamo la cosa giusta. Qualcuno potrà dirmi, ma io non faccio nulla di sbagliato. È vero, ma sei sicuro che sia la cosa giusta? Rifletti un attimo sulla tua vita stasera. Io ti prego, permetti a Dio di andare in profondità. Analizzati dentro, analizzati nel profondo. Molti stanno chiedendo, Dio, voglio andare in profondità. Bene, oggi è il momento adatto per andare in profondità, per permettere a Dio di entrare lì, in quella parte del tuo cuore dove fino ad ora nessuno è mai arrivato. Serata di ravvedimento per le nostre vite. Dio, vogliamo chiederti perdono. Perdono, Dio. Spirito Santo. Thank you.
la tua presenza, il cielo trema davanti al creato, regni e nazioni si chinano a te, la tua presenza scioglie il mio cuore, la tua presenza pulisce il cielo e la terra, la tua